Benvenuti sullo strano canale. Cheryl è una madre di famiglia che un giorno scompare misteriosamente, ma c'è un filmato di sorveglianza che potrebbe far luce su questo enigma. Eccoci nella cittadina di Riverside, in Ohio, dove si svolge la nostra storia di oggi. È qui che vive la 46enne Cheryl Cocker, da tutti considerata una donna molto dolce e dal sorriso facile. Spumeggiante, altruista, espansiva, un libro aperto. Sono alcune espressioni usate da chi la conosce. Cheryl si sposa in giovane età e da quell'unione nasce una figlia, Marisa. Il tempo di darla alla luce e le fedi nuziali vengono sfilate, mentre i coniugi si dicono addio. Cheryl si rimbocca le maniche e va a lavorare alla General Motors, dove conosce William Cocker, detto Bill. Il destino ha in serbo per loro un altare dove celebreranno il loro matrimonio. Il frutto di quell'amore è una figlia, Michaela. Bill, introverso e tranquillo, è l'opposto di Cheryl, ma i due sembrano andare perfettamente d'accordo e per anni la vita scorre tra alti e bassi, senza grossi scossoni a disturbare la routine quotidiana. Un lieto evento arricchisce l'esistenza di tutta la famiglia: l'arrivo di una nipotina, nata dalla prima figlia di Cheryl, Marisa. La seconda figlia, Michaela, cresce a sua volta e diventa un'adolescente giudiziosa e posata. Il 2 ottobre 2018, alle 7 del mattino, Cheryl la accompagna a scuola come fa sempre. Di solito guida fino all'istituto, poi fa ritorno a casa e quindi riparte per andare al lavoro. Questa mattina, però, dopo essere rientrata, non si presenta in ufficio. Lì comincia il nostro caso. Abbiamo detto che è rientrata, ma come facciamo a saperlo? Per via del suo telefono che risulta aver compiuto il tragitto scuola-casa. Mai dare per scontato che assieme al telefono ci fosse anche il proprietario, prima regola di chi indaga. Serve a non fossilizzarsi sull'idea che Cheryl sia sparita dopo essere rincasata, invece di pensare che potrebbe essere successo anche prima. In un caso di scomparsa, dove ogni elemento deve essere analizzato con cura per far luce sul buio più totale, la mente deve aprirsi nel classico ventaglio di possibilità e ipotesi. Quindi ritorniamo a quella mattina. Dopo aver portato a scuola Michaela, Cheryl risulta irrintracciabile. Il suo cellulare suona a vuoto. Non risponde ai colleghi, alle amiche, nemmeno alla stessa Michaela che una volta tornata a casa non riceve l'immancabile telefonata della madre e decide di chiamarla. Nessuna risposta. Mentre il giorno finisce e arriva la sera, Michaela fa un giro di telefonate presso le conoscenze della madre e infine chiama anche la sorellastra Marisa. Ora tutti sono allarmati perché Cheryl è una di quelle persone che usa assiduamente il cellulare per tenersi in contatto con le persone a cui vuole bene, con messaggi affettuosi che distribuisce a piene mani nell'arco della giornata. Questo silenzio improvviso è terrificante per loro. La mattina del 3 ottobre si denuncia la sua scomparsa. Le ore passano nell'incertezza e nell'angoscia. Poi un'idea nasce nella mente di Michaela: usare l'app Find My iPhone per rintracciare il telefono della madre. Il dispositivo viene individuato nel parcheggio del Kroger, a nemmeno 2 chilometri dalla casa. L'intera famiglia va a controllare e trova l'auto di Cheryl chiusa e il cellulare all'interno. La cosa si fa sempre più strana. La polizia viene informata del ritrovamento di auto e telefono e gli agenti procedono a forzare il mezzo. La borsa di Cheryl è all'interno, completa di portafogli con tutte le cose a posto. Carte di credito, contanti, documento d'identità. La storia che racconta Bill, il marito, è la seguente. Il giorno prima, quando Cheryl è rientrata dopo aver portato Michaela a scuola, gli ha chiesto di vedere se riusciva a far partire la macchina mentre lei si faceva una doccia veloce prima di andare al lavoro. Lui ha provato a rimetterla in moto, ma poi ha concluso che la batteria era ormai andata e ha rinunciato, tornando a dormire. Che racconto bizzarro, pensano i detective. Se l'auto di Cheryl non partiva, come ci è arrivata nel parcheggio del Kroger? E cosa ancora più importante, come mai Bill è tornato tranquillamente a dormire, sapendo che, stando a quanto dice lui,
La macchina era fuori uso e Cheryl doveva andare al lavoro. I dati forniti dal cellulare sono preziosi per capire cosa ha fatto la donna il giorno della scomparsa, dopo aver accompagnato la figlia a scuola. Dopo essere rientrata, ha creato dei post su Facebook e ha mandato qualche messaggio. Dalle 8 in poi, il silenzio. Infine, alle 10:50, l'ultimo ping del cellulare rilevato nel parcheggio dove poi verrà trovata l'auto. Le videocamere di sorveglianza mostrano la macchina che arriva in quel punto, ma non si riesce a vedere chi la guida perché si ferma in un punto non ben visibile e il sensore di movimento della videocamera si disattiva prima che il guidatore possa aprire la portiera. Il mezzo è troppo lontano per riattivare il sensore e la videocamera rimane spenta. Non resta che indagare sulla vita privata di Cheryl, interrogando a tappeto tutti quelli che la conoscono. Si viene a sapere che 12 anni prima Cheryl aveva trovato un secondo telefono appartenente a Bill, scoprendo che aveva una relazione clandestina. Sconvolta, aveva minacciato il divorzio, così il marito aveva chiuso con l'altra donna. Secondo le amiche più fidate, in seguito Cheryl e Bill avevano deciso di provare la formula del matrimonio aperto, dove ciascun coniuge era libero di avere delle avventure, a patto di non innamorarsi. La cosa va avanti per qualche anno, finché nel 2018, 6 mesi prima della scomparsa di Cheryl, Bill comincia una relazione con una collega. Stavolta le cose si fanno serie e Bill confessa alla moglie che si è innamorato. Cheryl minaccia di nuovo il divorzio e Bill promette di non vedere più la collega, cosa che non avviene. Cheryl scopre che la relazione sta continuando e stavolta va fino in fondo e presenta i documenti per la separazione il 21 settembre. Bill, nonostante il matrimonio aperto, non prende bene la notizia perché pensa che sia sbagliato gettare via 19 anni di matrimonio. Nel caos di questa situazione, parte per una vacanza con l'amante e torna il 1 ottobre. Nel frattempo, un nuovo filmato di sorveglianza mostra la silhouette della persona che guidava. È un uomo vestito di nero. Il fatto che abbia una felpa con il cappuccio tirato sulla testa quando le temperature sono piuttosto alte fa insospettire un uomo che, passando in macchina, lo vede anche nascondersi la faccia tra le mani e decide di chiamare la polizia. Da altri filmati si evince che il sospettato si è diretto proprio verso la casa di Cheryl, che, ricordiamolo, dista dal parcheggio solo un paio di chilometri, una distanza facilmente percorribile a piedi. Mentre le indagini procedono, Bill non partecipa alle ricerche e non dà il tormento ai detective come ci si aspetterebbe da un marito disperato che vuole ritrovare la moglie. Si limita a sottolineare che sia lui che lei vedevano persone al di fuori del matrimonio e suggerisce che magari è scappata con un altro uomo. Gli investigatori percorrono quella pista, rintracciando gli uomini con cui la donna ha avuto delle storielle in passato, ma nessuno di loro è coinvolto. Ma ecco un altro filmato che stavolta mostra chiaramente Bill che, alle 8 di sera del giorno della scomparsa della moglie, entra nel negozio Kroger, proprio quello davanti al quale verrà trovata l'auto. Nel filmato si vede che Bill ha una ferita al braccio. Interrogato dalla polizia in tal senso, dice che si è fatto male al lavoro. Si rifiuta di sottoporsi al test del poligrafo e afferma che Cheryl deve essere sicuramente scappata perché si è accorto che mancano $4.000 in contanti che la coppia teneva in una scatola da scarpe nell'armadio. 4 mesi dopo, la polizia smette di cercare una persona scomparsa e si prepara a ritrovarne il cadavere. È chiaro a tutti che Bill deve aver fatto del male a sua moglie, e non resta altro che continuare a cercare il corpo o altre prove che possano incastrarlo. Cosa che non succede, visto che passano 2 anni senza novità. Il 25 aprile 2020, un uomo che sta cercando dei funghi trova dei resti umani in un'area isolata a circa 15 minuti di macchina dalla casa di Cheryl. Il cadavere non è stato sepolto, ma semplicemente abbandonato lì. Pregano tutti che non si tratti di Cheryl, ma la durissima verità è che, dopo l'identificazione, la risposta è positiva. Dopo così tanto tempo all'aperto, esposti agli elementi, i resti non consentono di stabilire l'esatta causa della morte. Nel referto dell'autopsia si legge: per via delle condizioni dei resti, quasi completamente scheletrizzati, la causa precisa della morte non può essere determinata.
Tuttavia, viste le circostanze che caratterizzano la scomparsa, i cambiamenti post-mortem che sono coerenti con il periodo di tempo trascorso e l'abbigliamento che si è appurato che indossasse al momento della scomparsa, suggeriscono che la causa della morte sia legata a un atto violento come un'aggressione. Il termine comune usato per certificare la causa della morte è la violenza omicidiaria, i cui motivi rimangono sconosciuti. Oggi Bill è ancora un uomo libero, le indagini proseguono e il caso risulta ancora aperto. Chi ha ucciso Cheryl e perché? Chi è l'individuo vestito di nero che compare nei filmati? È giusto sospettare di Bill oppure dobbiamo spingerci a immaginare un amante geloso? Restiamo in attesa che i detective riescano a sbrogliare la matassa. Come ha scritto Arthur Conan Doyle, il re dei gialli deduttivi, nella matassa incolore della vita scorre il filo rosso del delitto e il nostro compito sta nel dipanarlo, nell'isolarlo, nell'esporne ogni centimetro. E questa era la storia che ho voluto raccontarvi oggi. Come sempre, grazie di cuore per aver guardato questo video. Alla prossima!